Ecco, siamo qui in Piazza dei Ciompi per la fine dell'edizione di dicembre di Libri e Fiori in Piazza dei Ciompi e dunque Teleregione Toscana è presente, vediamo che cosa ha offerto questo bellissimo evento. Ecco, siamo qui insieme a Raffaele Palumbo. Raffaele, ci parli un po' di questo evento, come ha vissuto questo evento, come ha visto questa nuova edizione. Sì, questa è una bellissima edizione perché siamo in una piazza totalmente rinnovata, che prima è una sorta di non luogo semidesertico e adesso è diventato un posto frequentato dai fiorentini, dai turisti, dai fiori, dai libri, ha trovato una sua vocazione, una sua identità all'interno della città. Questa è una cosa da molti punti di vista, urbanistici, storici, sociali, economici, molto importante, molto rilevante. Allora, come dire, il libro che continua a cercare, a trovare, a ritrovare una sua centralità, per cui insieme ai fiori ci sono tanti libri e tante presentazioni di libri. Noi oggi presentiamo un book trailer che è una novità e lo facciamo con un book trailer dedicato al libro di un grande psichiatra e psicologo che è stato, come dire, premiato come migliore book trailer dell'anno. Presentiamo due libri dedicati, il primo a Don Lorenzo Milani e alle sue lettere pastorali. Allora, ritrovarsi un sabato pomeriggio, peraltro bellissimo, in un bar, perché fuori fa un po' freddo, a parlare delle lettere pastorali di Don Milani è un esempio di enorme civiltà. Questa cosa ci piace tanto. Dopo, insieme all'autore di questo libro che riprende le lettere pastorali di Don Milani che vennero 50 anni fa censurate, ce le spiega, ce le racconta, che è Mario Lancisi, con Lancisi arriverà anche Marcello Mancini che ci racconteranno invece di un altro libro dedicato alla meravigliosa figura di Davide Astori che ricorderemo in questa maratona di presentazione di libri che è l'anima di Piazza dei Ciompi e della rinnovata Piazza dei Ciompi. Siamo insieme al presidente della Compartigianato Imprese Firenze, Alessandro Sorani, e qui in questo bellissimo evento siamo al termine della quarta edizione mensile. Ci faccia un bilancio di questa edizione e delle quattro edizioni. Un bilancio estremamente positivo fino ad ora. Vedere 20 librerie in piazza insieme ai fiorai è stato un bel modo per rendere omaggio a questa piazza rinata, una piazza ristrutturata tra le più belle e più riuscite a Firenze nelle nuove ristrutturazioni, e il bilancio è stato positivo sia nei termini di afflusso sia nei termini di vendite. Vedere commercianti contenti delle loro vendite è una cosa rara e siamo molto felici di questo. Ecco, è importante portare questo tipo di eventi nelle piazze. Quali sono i progetti futuri? 2018 è stato segnato per Confartigianato dal entrare nelle piazze di Firenze e riportare gli artigiani in piazza. Anche per il 2019 abbiamo questo buon proposito e oltre che continuare in Piazza dei Ciompi abbiamo il centro commerciale naturale di Via dei Serragli, riportare gli artigiani all'Isolotto. Quindi l'obiettivo dell'associazione è quello di avere una presenza sempre più forte nelle piazze della città. Ecco, siamo qui in presenza di Sara Pagnini, della Pagnini Editore, e di Caterina Clasadonte, che ha scritto Senza limite alcuno, che è un libro qui che abbiamo qua. Ecco, potete parlarci di questo evento? Iniziamo da Sara, di questa giornata, di questa edizione, di questo evento appunto che si svolge qui in Piazza dei Ciompi. Che riscontro ha avuto? Come vede questa possibilità? Dunque, noi è il primo anno, tra l'altro il secondo giorno, la seconda giornata che partecipiamo a Libri e Fiori, ma direi che la Confartigianato ha fatto un bel lavoro anche di promozione, anche delle iniziative che abbiamo avuto oggi, perché stamani abbiamo presentato un libro che si intitola, quel libro lì, Tito, il contadino di Guccio Gucci, è con presente l'autore, e stasera invece facciamo il firmacopie del libro di Caterina Clasadonte, di cui in caso vi dirà qualcosa lei. La mia casa editrice è a Firenze da 30 anni, è stata fondata da mio babbo, soprattutto ci occupiamo di storia locale, narrativa, e abbiamo un'ottima collana di araldica civica e familiare. Ecco, passiamo adesso a Caterina. Senza limite alcuno, ci vuoi raccontare di che cosa tratta questo libro?
Senza limite alcuno è un acronimo, è l'acronimo di SLA, sclerosi laterale amiotrofica. Sostanzialmente la mia storia, la storia di mio padre, di cui sono stata caregiver, ma è una storia che va oltre la malattia, quindi una storia molto personale, tocca tutti i tasti. Diciamo che definisco la SLA come uno tsunami che sconvolge l'esistenza di un'intera famiglia, ti costringe poi a ricostruirla. Però è un tema affrontato in maniera innanzitutto appunto personale, ma soprattutto spero di essere riuscita nell'intento, trattato in maniera ironica, quindi si può sopravvivere allo tsunami? Sì, si può sopravvivere, ed ecco, c'è qualche dritta, qualche suggerimento, qualche battuta nella speranza di strappare un sorriso a chi magari sta vivendo un momento difficile. Siamo qui con Tiziana Fratini davanti allo stand di Fratini Editore. Tiziana, ci dica un po' la sua su questa bella edizione di questo evento, come ha vissuto questa... Io l'ho vissuta molto bene, è una iniziativa assolutamente lodevole per soprattutto due motivi sostanziali. Un motivo che porta praticamente le piccole attività, le piccole imprese, come possono essere librerie, piccoli editori, diciamo piccole realtà cittadine, su quel fuori bottega che è stato tanto sottolineato, quindi in una piazza tra l'altro riportata in auge da questo restauro che ha avuto una sua significatività dal punto di vista urbanistico ma anche sociale, porta queste piccole realtà fuori da quello che è il quartiere e quindi fa conoscere le librerie e le piccole imprese anche a un pubblico più vasto, non solo di lettori, di frequentatori della città. Quindi trovo che l'iniziativa sia assolutamente da tenere presente, speriamo che Confartigianato continui ad impegnarsi per mantenere viva questa iniziativa anche nei prossimi mesi come un appuntamento costante, che richiami in città, a Firenze, anche non solo turisti di ampio circuito, quindi a livello internazionale, visto che Firenze è una città comunque che già ha un forte richiamo di pubblico, ma anche fa conoscere quelle piccole realtà ancora legate un po' all'artigianalità. Quindi anche le piccole case editrici che sono ricercatori di talenti, che rischiano molto nelle loro attività, nell'investimento nei libri, in quello che fanno, ad avere maggiore attenzione rispetto ai grandi business di larga gettata, diciamo. Siamo qui nello stand di Edizioni Tassinari con Silvia Tassinari. Ecco Silvia, ci fa un resoconto di questa edizione, di questa bella iniziativa? Allora, noi finora abbiamo fatto pochissimi mercati, questo è stato il primo vero mercato che abbiamo fatto e ci è piaciuto moltissimo, ci è piaciuto inaugurare la piazza, ci è piaciuto venire qui con i nostri libri e devo dire che stanno piacendo, quindi noi siamo stati contenti di aver partecipato tutte e quattro le volte e chissà che poi non si possa riproporre in primavera, in estate, quando è caldo è meglio, si sta un po' meglio perché ora anche vestiti a strati però... Il freddo si sente. Abbiamo la gentilezza. Gentilezza, regalate gentilezza. Grazie mille. Nonostante il freddo, tante persone di fronte allo stand della libreria Tatata. Siamo qui in presenza di? Fiamma Petrovic. Ecco, ci può fare un resoconto di questa edizione invernale di dicembre, di questo bel evento? E la piazza è dedicata ai lettori e con tanti libri indipendenti, è sicuramente una bellezza da vedere anche in una giornata così fredda dove tutti si sono attrezzati per arrivare e in particolare intorno a noi vedete questi camminatori che stanno attraversando la città da libreria a libreria per fare un trekking urbano cosiddetto che viene intervallato da musica e libri e quindi per noi questa giornata era anche diciamo collegare le librerie alla piazza che è una situazione aperta e collegiale e quindi bello. Siamo qui in presenza dell'autore Mario Lancisi che presenta Il libro proibito che ci parla di
questo libro appunto di Don Lorenzo Milani, che nessuno ha mai potuto leggere perché è stato appunto proibito. Ecco, ci parli di questo suo libro. Dunque, si tratta di questo. Oggi è il 15 dicembre. Il 15 dicembre del 1958, quindi 60 anni fa, Don Lorenzo Milani pubblicò Le esperienze pastorali nel maggio del 58 e il 15 dicembre furono condannate dal Sant'Uffizio. E solo recentemente, grazie a Papa Francesco, questo libro è stato riabilitato e oggi può essere comprato tranquillamente nelle librerie, anche se in realtà poi è stato sempre venduto. Questo è il primo libro di Lorenzo Milani ed è un libro straordinario perché racconta la questione sociale, la situazione sociale e religiosa nella Calenzano degli anni 50 e 60, dove lui era parroco. Ed è un libro fondamentale del Novecento italiano perché anticipa con le sue idee il Concilio Vaticano II. Ed è un libro poco letto perché è molto voluminoso e anche molto dettagliato, per certi versi è anche un libro di sociologia religiosa. E allora io ho pensato, dopo aver pubblicato per la terza invece un libro più ponderoso sempre su Don Milani, Il processo all'obbedienza, ho pensato per l'edizione di Mauro Pagnai di pubblicare una specie di piccola guida, di noccio, infatti questo è un libro piccino, a esperienze pastorali, in maniera tale che leggendolo uno possa in qualche modo incuriosirsi e andare a leggere proprio il testo fondamentale che è Esperienze pastorali. Siamo in presenza di Marcello Mancini, che insieme a Mario Lancisi ha scritto il libro che qui potete vedere, dedicato a Davide Astori, capitano della Fiorentina prematuramente e tragicamente scomparso lo scorso 4 marzo in una vicenda, diciamo, che ha toccato profondamente tutto il mondo sportivo, ma non soltanto. Sì, ed è una vicenda appunto tutta da chiarire, tant'è che proprio in questi giorni è tornata ad attualità in modo anche drammatico, perché qualcuno sostiene dal punto di vista medico che Astori, per la patologia che l'ha ucciso, si potesse anche salvare, e questo è un tema che lì per lì era stato, come dire, quasi superato, perché questo tipo di patologie, soprattutto a carico del cuore, non sono difficilmente diagnosticabili. E poi un calciatore appunto ad altissimi livelli come era Astori, che viene monitorato sistematicamente, è difficile che non possano individuare una patologia di questo tipo. E invece ora dalle ultime perizie pare che questa malattia, in pratica, che l'ha ucciso, si potesse forse questo dovranno chiarirlo i giudici insieme ai medici e ai periti, forse prevenire e quindi bloccarlo prima che succedesse la tragedia che l'ha ucciso. Ecco, di che cosa parla il libro Davide Astori? Ci sono storie che... Beh, senti, il libro appunto, proprio perché dal punto di vista medico noi non abbiamo trascurato nel raccontare questa vicenda anche l'aspetto medico, tant'è che nel libro c'è la testimonianza scientifica di uno dei maggiori medici sanitari luminari della cardiologia, che è il professor Paolo Pieragnoli, direttore proprio di un reparto specifico della cardiologia di Careggi, nella quale si curano le aritmie. Però di fatto noi abbiamo voluto raccontare quella settimana incredibile che è trascorsa tra il 4 marzo, il giorno della morte di Astori, alla prima partita della Fiorentina contro il Benevento, durante la quale
lo stadio diventò una, come dire, una, un luogo di emozioni difficilmente vissute in, nel mondo del calcio, ma anche in altri ambienti, io credo. In quella settimana Firenze ha dimostrato questo affetto straordinario, non soltanto nei confronti della Fiorentina, della quale nessuno di noi aveva dubbi, perché Fiorentina per Firenze è un patrimonio al pari di tanti patrimoni artistici, al pari di Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio. E ecco, essere colpiti in uno degli, degli eroi moderni di una squadra di calcio, Firenze ha reagito con una mobilitazione affettuosa, una mobilitazione d'amore che credo poche altre città al mondo siano in grado di esprimere. E quindi il libro, nel libro abbiamo, noi abbiamo raccolto con Mario queste testimonianze, un po' di tutto il mondo del calcio, un po' di tutta Firenze. Ma ci sono anche dei documenti fotografici, grazie alla, alla collaborazione importante e decisiva di Foto Germogli, di Fotocronache Germogli, immagini che documentano quella settimana, dall'arrivo della salma a Coverciano, il pellegrinaggio dei fiorentini a Coverciano per rendere omaggio alla salma di Astori, la piazza Santa Croce piena di tifosi, di persone comuni, di fiorentini comuni che volevano testimoniare il loro affetto nei confronti del giocatore. E tante immagini, comprese quella galleria ormai celebre dei messaggi lasciati da tanti fiorentini, bambini, adulti, anziani, alla cancellata dello stadio. Il famoso muro di Astori. Il famoso muro di Astori, che poi si è perso ovviamente, cioè da qualche parte è conservato, ma com'era in quei giorni, come è stato ancora per un paio di mesi, tre mesi mi pare successivi, ma non poteva restare lì per sempre, però è stato documentato da queste foto di Germogli, e noi nel libro ne abbiamo dato un'ampia documentazione proprio perché restasse. Noi abbiamo voluto fare qualcosa che restasse. Ora, fra un anno, fra 10 anni, fra 20 anni, perché secondo noi Firenze in quella settimana ha vissuto un momento straordinario della sua storia sportiva, ma anche, io credo, della sua storia civile. Sicuramente questo rimarrà nei cuori di tutti i tifosi della Fiorentina, ma non soltanto. Grazie. Grazie a voi. Siamo qui in presenza di Giacomo Grifoni e Francesco Grifoni, che hanno scritto un romanzo e un book trailer. Ci volete parlare del romanzo e del book trailer? Sì, Signore del Silenzio è il secondo romanzo, che nasce con l'intenzione di proseguire un po' il discorso avviato col primo, che era La casa delle mura dentro, un romanzo che parla di tematiche complesse relative a malessere di una famiglia, il disagio, no? Che può crescere all'interno di certe situazioni che sono, come dire, tenute lì, no? Attraverso il silenzio, il potere del silenzio, a un certo punto forse finisce di esistere, finisce la sua funzione. È un percorso importante, complesso, quello con Francesco, sul quale ci stiamo sperimentando come fratelli, diciamo come colleghi, cercare di dare voce attraverso vari strumenti, vari canali, quello della narrativa e quello video del book trailer, a tematiche complesse che in modo da avvicinare le persone a riflettere e a pensare su tutta una serie di questioni, no? che ci riguardano e ci coinvolgono come persone e come individui. Disagio, il malessere, problematiche dell'adolescenza, in particolare il Signore del Silenzio, la violenza che attanaglia molti di noi, famiglie, coppie, e vabbè, non vi dico nient'altro. Certo, passiamo adesso invece al book trailer. Sì, è il book trailer tratto dal romanzo, è stata la seconda esperienza che ho avuto con Giacomo e che dire, è un po' un qualcosa di particolare e innovativo per me, perché io sono un attore, nasco come attore, però mi dedico anche al videomaking. Abbiamo vinto il book trailer premium Cinema e Libri on the Road con questo nostro book trailer. Book trailer, velocemente, lo definisco un haiku visivo, quindi un qualcosa che attraverso la sintesi riesce a permettere soprattutto anche a chi lavora nel cinema e nel media di sperimentare attraverso la sinteticità. I Signori del Silenzio è un qualcosa di particolare per noi anche da un punto di vista personale, perché abbiamo lavorato insieme e tramite immagini cerchiamo di raccontare quelle che sono le vicende del libro e della coralità dei personaggi.